autonomie, la posizione del PD, che era una posizione fino al precedente governo favorevole, no? Beh, c'erano state alcune regioni, l'Emilia-Romagna, che aveva avviato la sottoscrizione delle intese, delle autonomie. Firmata da Bonaccini. Però la piega che ha preso questa vicenda è una piega che ci vede contrari, perché hai voglia di dire che è una, diciamo, riforma nel dettato e nei limiti del dettato costituzionale. Non è così, perché già dai primi calcoli che si sono fatti e che sono stati anche ampiamente pubblicati è evidente che questa riforma, per come è stata impostata, per il tipo di competenze trasferite, per il calcolo delle risorse, soprattutto su settori strategici come la scuola, sulla quale non a caso si discute tantissimo, e come anche le infrastrutture, noi avremmo ancora una volta un allungamento della distanza fra il mezzogiorno e le aree più sviluppate del paese, che metterebbe nei fatti a rischio la tenuta dell'unità nazionale, anche se formalmente magari restasse un simulacro. Questa discussione infatti è una delle discussioni che all'interno del governo sta aprendo grandi contraddizioni e grandi contrasti, e io credo che non sia questa la strada, no, crediamo che non sia questa la strada che possa essere intrapresa. C'è bisogno naturalmente di sviluppare il dettato costituzionale del titolo quinto, ma questo va fatto in un quadro di unità nazionale, in un quadro di tenuta e di equilibrio. Io credo che sarebbe stato opportuno ad un certo punto della discussione sul tema della riforma dello Stato, che purtroppo avviene in maniera molto frammentata. Da un lato si riducono i parlamentari senza un quadro generale di riforma dell'assetto dello Stato, come noi avevamo proposto, poi c'è stato il referendum che ha dato un certo esito, ma ridurre i parlamentari senza riformare la forma dello Stato e le funzioni di Camera e Senato è soltanto un tassello che scassa il sistema. E affrontare in questo modo la discussione comporta, diciamo, una linea di movimento che mette in discussione la funzionalità degli organi dello Degli Stato. organi costituzionali. Noi avremmo dovuto forse affrontare un altro tema tutti insieme, che avrebbe avuto un senso anche di una discussione costituente, cioè la revisione degli equilibri regionali delle regioni. Ridurre le regioni vanno ridotte, sono troppe. Sono mal distribuite sul territorio nazionale, ci sono regioni troppo grandi, troppo concentrate, ci sono regioni troppo piccole che non hanno una massa critica per poter far funzionare i servizi. Quella sarebbe stata una discussione importante nell'ambito della revisione di alcuni articoli della Costituzione. Si è scelta un'altra strada, cioè si è scelta la strada di privilegiare le aree dove la Lega è più insediata e sostanzialmente di proseguire con altre forme una linea che mette in discussione l'unità del Paese.